Salve a tutti, è giunto il momento di pareggiare le griffe del mandrino. Ecco le griffe del mandrino, per pareggiarle ho visto che c'è molta gente che usa l'anella qua, ma è un metodo sbagliato perché ovviamente col minimo di gioco che ha la guida della griffa e permette di una minima inclinazione, quindi bisogna usarlo dal lato che si usa, quindi in compressione e non in tirata. Quindi mi sono praticamente tagliato dei pezzettini di trafilato che ho, naturalmente ho già controllato che siano tutti a misura, ecco 29,95 praticamente. Ho già controllato che siano tutti uguali. Questo va girato così. Il trafilato qui è abbastanza fedele, sempre 29,95. E siamo perfetti. Ho deciso di usare questa fresina qui in ceramica, che adesso gli do una pareggiatina con un utensile di scarto, diciamo. Adesso gli vado a sovrapporre un perno più grosso perché non voglio che fletta, non voglio. E poi andiamo a fare. Ecco, adesso gli andiamo a dare una pareggiata, sempre con l'utensile di scarto, con le placchette di scarto, gli andiamo a dare una pareggiata perché lo facciamo lavorare solo un pochettino, un centimetro, non di più, perché altrimenti è impossibile farlo lavorare pari. Ok. Pulizia della pietra, la ravvediamo, togliamo un po' gli angoli, perché gli angoli non vanno bene. Ok, adesso è bella liscia, bella ravvivata, abbiamo tolto gli angoli che sono sempre quelli che mangiano malamente e siamo pronti per piazzarla. Ecco, adesso andiamo ad allargare le tre placchette che abbiamo messo, i tre spessori, andiamo a fare il buco fino quasi a toccare le griffe, in modo che dopo non diano fastidio alla molla, diciamo. Adesso abbiamo fatto il buco rotondo, adesso li apriamo e gli diamo la distanza col minimo gioco per non intaccare la punta della griffa e andiamo avanti. Ok, abbiamo centrato
più o meno i pezzettini, tanto serve solo da distanziale quelli. E adesso andiamo a fare gli altri lavori. Allora abbiamo già messo su la fresina sul mozzo, perché il mozzo col mandrino è molto più preciso che il Dremel o tutte quelle altre porcherie. E per trainarlo usiamo il Flex, che fa un bel po' di giri, fa oltre 10.000 giri. Ci abbiamo messo qui un manicotto di gomma proprio solo per così toglie le vibrazioni e praticamente lo fa girare. Praticamente, ecco. Tanto qui non c'è bisogno di forza, ma c'è bisogno che faccia tanti giri e poi ci pensa tutto questo qui a tenerlo solido, fermo. Adesso gli diamo le paracciatine, gli diamo. Andiamo col comparatore contro, praticamente, ecco lì, mettiamo a zero. Proviamo a girare, vedere. C'è praticamente un centesimo, quindi va più che bene come mollo, un centesimo. Ok, adesso proviamo a farlo girare, proviamo a vedere come se gira bene. Ecco. Qui è importante che il flessibile sia collegato non direttamente, perché è uno spunto troppo violento, magari si trancerebbe la gomma. E quindi io ci ho collegato anche il regolatore di giri, che lo parto da un pochino e poi vado su, ecco. Proviamo a accendere, andiamo tutto a zero, andiamo, ecco, poi facciamo partire. Il manicotto di gomma toglie le eventuali anomalie. Praticamente fermo, praticamente. E questo posso anche muovere un pochino, che non fa nulla. Qua è equilibratissimo. Ok. E siamo praticamente a 11.000 giri, che è veri. Siamo pronti a partire e facciamo l'accensione, facciamo qua. Ormai non lima più niente, rimanendo sulla stessa posizione, quindi vuol dire che ha compiuto il suo lavoro, via. Diamo un'occhiatina, diamo.
direi che siamo perfetti, direi. Adesso per fare la prova buttiamo dentro quella bella fresa qua che è super rettificata, naturalmente non prendiamo lo scalino, e poi misuriamo col comparatore e quanto ci rimane di differenza. Ecco, mettiamo dentro e così ce la siamo appena appena nel posto da misurare. Stringiamo tutti e tre allo stesso modo. Ok, presa. Adesso guardiamo qui come siamo messi. Ecco qui, siamo quasi a zero, qui siamo quasi a zero e qui siamo a zero. Diciamo che giochiamo sul centesimo, giochiamo. Abbiamo messo su un pezzo di ferro rettificato, mi sembra che andiamo, la lancetta praticamente non si muove, quindi mi sembra che andiamo molto bene. E mi sembra di aver fatto un buon lavoro e buone griffe a tutti. Saluti.